Oggi vi presento un piatto che nasce come una pietanza povera, utilizzata dai mandriani ungheresi durante la loro transumanza all'aperto cucinavano questo piatto. Qual è il goulash? Procediamo mettendo 200 g di cipolle all'interno del boccale, uno spicchio d'aglio e, chiudendo con il misurino, per 3 secondi a velocità 5. Riuniamo sul fondo con la spatola la cipolla tritata. Questa è una ricetta in modalità guidata che troverete su Cookidoo, però oggi io ho portato delle varianti, quindi non è esattamente uguale a quella che trovate. Aggiungiamo 40 g di olio extravergine di oliva e chiudiamo con il coperchio sostituendo al misurino il cestello e per 3 minuti a 100 gradi ruotiamo la manopola alla velocità di 1. Proseguiamo aggiungendo 500 g di carne di manzo tagliati a tocchettini piccolini, come in questo caso, e li aggiungiamo insieme alla cipolla che abbiamo appena dorato. 30 g di concentrato di pomodoro. Proseguiamo chiudendo con il coperchio e nuovamente il cestello per 5 minuti a 120 gradi. L'antiorario già impostato in automatico, la velocità è la minima, cioè la velocità cucchiaio. In questi 5 minuti potete guardare questa ricetta. Vi ricordo che questa ricetta è una ricetta che possiamo trovare anche su Cookidoo, ma io ho portato delle varianti. Nello specifico ho sostituito i peperoni con delle patate tagliate a tocchetti piccolini. Questa è una questione di gusti e magari a me piace sperimentare. Se anche a voi piace sperimentare, cambiare qualche ingrediente o inventare delle ricette, scrivetelo nei commenti. Aggiungiamo 3 pomodori tagliati a tocchetti. E 700 g di acqua a temperatura ambiente. Questa è una zuppa di goulash, esiste il goulash che è come secondo piatto un po' più simile allo spezzatino. Questa invece è una zuppa di goulash, quindi più brodosa. Esistono tante versioni di zuppa o di goulash. Un piatto che sicuramente in alta montagna viene gustato con piacere. Un dado per brodo. Il dado chiaramente utilizziamo il dado Bimby, io ne metto un po' di più essendo un dado vegetale. Un cucchiaino di sale, un po' di pepe macinato, due cucchiaini di paprika dolce. Questa, diciamo, le spezie sono molto importanti in questo piatto. E un cucchiaino di paprika piccante. Poi andiamo direttamente al tabasco, perché comunque chi non piace può non metterlo. A noi il piccante piace e lo aggiungo volentieri. Chiudo con il cestello, ma è in questa fase che io apporto la variante e aggiungo, metto l'iconcina verde per andare a prendermi la bilancia
e vado a pesare 200 grammi, 200-250 grammi di patate a tocchetti, che in realtà la ricetta prevedeva dei peperoni aggiunti successivamente. Io invece preferisco mettere questi tocchetti di patate. Riprendo la ricetta dell'iconcina verde e a questo punto posso chiudere con il coperchio e il misurino e per 35 minuti alla temperatura di 100 gradi, chiaramente l'antiorario è già impostato, ruoto fino alla velocità di 1. Proseguo la ricetta come mi viene indicato, aggiungendo 60 g di farina con acqua tiepida e creare una pastella liscia e senza grumi. Quindi sciolgo in un bicchiere un po' di acqua questa farina e questo mi servirà per dare la giusta densità, per non fare della zuppa una zuppa troppo liquida. Vediamo che ancora mancano 28 minuti, nel frattempo iscrivetevi al canale. Adesso aggiungiamo il composto di farina e acqua, quello che avevamo sciolto precedentemente. E richiudiamo di nuovo con il cestello e per altri 8 minuti a 100 gradi ruotiamo alla velocità di 1, sempre con l'antiorario impostato. La zuppa di goulash è pronta per essere gustata. Impiatto e procedo con l'assaggio. Procedo con l'assaggio. Buonissima. Questo è un piatto che va mangiato caldo. Buon appetito!